trovato per comprare, se probabilmente non hanno verificato, altro che l'Ago Tamburina è uno dei maggiori bacini potenziali, non è vero, basta per grande patrimonio ambientale. Le sue situazioni di salute sicuramente meritano la nostra attenzione, è per questo che da tempo diciamo assessorato per la Camera che sono i tecnici dell'ente della pesca, eravamo a conoscenza con il progetto di attualmente trattamento di sei del numero di presentanze questo ambiente, un progetto che una dimensione della presenza è anche uno dei diritti, diciamo, dei flussi. L'ente tutela pesca ritiene che a causa dell'assenza di vegetazione acquatica il flusso non trovi un habitat adatto sia alla caccia sia alla riproduzione e per ovviare il problema ha deciso di realizzare un impianto di sostrato artificiale su scale galleggiante. Oggi ci perdiamo la prima partita. Purtroppo, come ipotizzato dal consigliere Caufi nell'interrogazione, dopo aver osservato le fascine nei limiti circostanti per parecchio tempo, l'Istituto della Pesca ci ha informato che i risultati ottenuti da questo esperimento non sono stati quelli sperati. Però sono in corso di predisposizione alcuni ulteriori accorgimenti finalizzati a ricreare i siti riproduttivi idonei alla specie di flusso, mediante la collocazione di vasche flottanti, dotate di vegetazione viva. Alcune di queste vasche, tra l'altro, saranno rinchiuse all'interno di alcune gabbie, perché così l'ente tutela pesca pensa di poter verificare se nel laghetto ci sono dei pesci cuitori che potrebbero eventualmente essere quelli che causano, diciamo, l'assenza o la carenza di vegetazione. Per quel che ci riguarda, diciamo, noi restiamo in attesa, aspettiamo che tutta la pesca, che è responsabile della tutela della fauna ittica, ci comunichi l'esito di questa ulteriore sperimentazione. E qualora il risultato di questa sperimentazione, come noi sicuramente non speriamo sia così, ma dovesse essere negativo, ma solleciteremo che vengano fatti gli ulteriori accertamenti utili ad individuare i provvedimenti da adottare per tutelare l'ecosistema lacustre. L'ente tutela pesca, per concludere, al fine di tutelare il flusso, oltre diciamo, ad avviare questa sperimentazione, ha anche istituito un regime particolare di pesca che prevede l'obbligo di rilasciare.